Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video haul tutto interamente dedicato a lui. Quindi questa volta, anziché farvi vedere gli acquisti che ho fatto per me, quindi capi d'abbigliamento femminili e make-up come faccio di solito, vi farò vedere tutte le cose che il mio compagno ha comprato approfittando di questo periodo di saldi. Ho pensato che poteva essere un video un po' diverso dal solito. È anche un video utile perché il mio canale è seguito comunque anche da ragazzi, quindi magari può dare un'idea, un consiglio di acquisto, ma anche per le ragazze che magari vogliono fare un regalo al loro compagno, al loro fidanzato, al loro marito, al loro fratello, insomma un maschio, possono magari prendere qualche spunto e avere qualche idea. Infatti vi dirò anche i nomi dei negozi nei quali siamo andati a comprare in modo che questo video possa fornire più informazioni possibile, possa essere il più utile possibile. Però adesso mi fermo con questa lunga introduzione, vi faccio vedere subito cosa abbiamo comprato. Vi faccio vedere per prima cosa un paio di scarpe. Sono scarpe Adidas e sono bordeaux e bianche. Quindi, secondo me, queste sono molto belle, molto particolari proprio perché hanno questo contrasto bianco e bordeaux. Sono ben rifinite perché hanno sotto la riga bianca, le strisce laterali. Poi, qua davanti sono bianche con la scritta rossa e sono scarpe, diciamo, basse come modello. Però sono veramente molto belle, secondo me, perché possono essere indossate sia che voi siate vestiti più sportivi, sia che siate vestiti un pochino più eleganti. Inoltre, questa tonalità di bordeaux è una di quelle tonalità che poi sta bene veramente con qualsiasi cosa, perché sia che voi abbiate i jeans, che abbiate un abito leggermente più elegante, magari nero, blu, grigio, marrone, sta veramente bene con qualsiasi colore questo tipo di bordeaux. Quindi sono scarpe queste molto versatili che possono essere poi usate in tante occasioni e quindi è stato secondo me un ottimo acquisto. Poi vi faccio vedere una maglia Boxeur de Roux. Questa rispetto alle altre maglie di questa marca non ha tutte le scritte, tutti i disegni sopra, perché comunque quelle maglie sono caratterizzate dal fatto di avere tutte queste scritte, tutti questi disegni, quindi sono maglie molto piene. Questa è più semplice perché comunque è un tinta unita verdone, è una polo, però comunque anche questa ha ovviamente la sua scritta qui sul petto e ce l'ha anche nell'angolino del colletto, quindi ha questa rifinitura che comunque è abbastanza carina secondo me. Poi è una mezza manica e ha una bella rifinitura qui sul bordo perché ha questo bordo blu fatto così. Poi anche il modello comunque è carino perché ha lateralmente comunque delle belle cuciture. Queste, spero che riusciate a vedere qualcosa, queste cuciture laterali che rendono la vestibilità un pochino più slim, quindi poi diciamo che va a definire un pochino meglio la forma. Quindi secondo me è una polo, ma rispetto alle polo classiche è una polo sicuramente un po' più bella. Poi siamo andati da Doppelganger e abbiamo preso due camicie di lino. Sono due camicie 100% lino a maniche lunghe e sono di due modelli diversi. La prima è questa, ve la faccio vedere qui nella confezione perché ancora non l'abbiamo tolta dalla confezione, quindi finché non la indossa magari la teniamo così che si conserva meglio. È 100% lino, c'è anche sull'etichetta e è un color corallo, veramente una camicia molto bella, una bellissima vestibilità, al colletto così in stile un pochino più classico e ha veramente un colore favoloso perché questo corallo indossato poi gli stava benissimo, quindi veramente una bellissima camicia. E poi sempre nello stesso negozio abbiamo preso una camicia blu, questa volta è aperta, quindi posso farvela vedere. Una camicia blu così, che è un blu diciamo un po' particolare perché è una tonalità che sta a metà tra il blu scuro e il blu cobalto, quindi veramente un bellissimo blu che stava benissimo con i suoi occhi e ha un colletto alla coreana, quindi questa rispetto all'altra di differenza al colletto che è alla coreana anziché classico con il risvolto. Questa ha una vestibilità leggermente più slim, però comunque sono due camicie entrambe con un'ottima vestibilità. E questa davvero secondo me è proprio bella, poi gli stava molto bene indossata. Poi vi faccio vedere una camicia bianca che abbiamo preso questa volta in un negozio che si chiama Il Lanificio.
Questo è il marchio del negozio ed è una camicia bianca elegante, adatta da mettere sicuramente con un vestito elegante, ma adatta anche da mettere con i jeans, perché comunque ha un tipo di tessuto rifinito in un modo un po' particolare che la rende molto elegante, ma anche volendo molto sportiva, quindi è una camicia versatile perché puoi indossarla veramente in qualsiasi modo, sia che sia più sportivo che sia un pochino più elegante. E anche questa non la apro, però è una camicia a maniche lunghe che ha il suo taschino, quindi stile un pochino più classico, ma di vestibilità slim, quindi è una vestibilità che sicuramente poi fa una figura diversa rispetto alle camicie regular, che sono quelle che vengono giù dritte. Questa qui è un pochino più avvitata e quindi è più bella, secondo me. E come ultima cosa vi faccio vedere un abito elegante. Abbiamo preso un abito elegante che non è un abito da cerimonia, è elegante, ma non è classificato da cerimonia, è comunque elegante perché ha la sua giacca. È un abito blu. Io non so se riuscite a vedere bene il colore con questa luce, perché le mie luci non sono un granché. Comunque è un abito blu scuro. Ed è veramente un abito molto bello, ha la sua giacca classica, ha una bellissima rifinitura interna perché è tutto foderato ed è come tessuto in fresco lana, quindi è veramente un bellissimo abito questo. Poi indossato, ragazzi, gli stava benissimo. Quando è uscito dal camerino io sono rimasta folgorata. Ho detto accidenti, meno male che è il mio fidanzato perché mi piace tantissimo, quindi stava proprio benissimo vestito così. Questi sono i pantaloni, hanno una rifinitura bella a livello di tasca e hanno un orlo qua in fondo che è ancora da cucire perché questi negozi hanno la caratteristica di vendere i pantaloni con l'orlo ancora da fare in modo che una persona possa adattarlo in base alla sua statura. Quindi adesso voi lo vedete ancora così perché ancora non lo abbiamo fatto. Comunque, appena ho un attimo di tempo, gli prendo le misure e gli cucio l'orlo. Comunque, veramente molto molto bello questo abito e gli stava benissimo. Questi sono tutti gli acquisti che abbiamo fatto. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete comprato qualcosa con i saldi, che cosa vi siete comprati. Io vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.